Napoli di Antonio Conte. Dopo il bruttissimo coup di ieri contro il Verona, è arrivata un'altra batosta in sede di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte è stata sicuramente la sorpresa in negativo della prima giornata di campionato. Gli azzurri, infatti, sono stati travolti dal Verona di Paolo Zanetti. I partenopei hanno disputato un buon primo tempo, ma poi sono letteralmente crollati nella ripresa visto che, al netto dell'incrocio dei pali colpito da Frank Anghisa, hanno sempre prestato il fianco alla squadra veneta. Lo stesso tecnico pugliese ha ribadito nel post partita la sua profonda delusione: dobbiamo chiedere solo scusa ai nostri tifosi. Nella ripresa ci siamo sciolti come neve, e questo non va assolutamente bene. Il mio cuore sta sanguinando e spero che sia lo stesso anche per i calciatori, c'è davvero tanto lavoro da fare. Archiviato il bruttissimo coup rimediato ieri allo stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica prossima dello stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Al netto delle qualità dei rossoblù, i tifosi partenopei sperano che la loro squadra del cuore possa tornare al successo. Tuttavia, in attesa del match contro gli emiliani, per Antonio Conte è arrivata in questi minuti un'altra beffa di calciomercato. Napoli. Il mancato acquisto Brescianini ha segnato all'esordio con la maglia dell'Atalanta. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, sta vincendo per 0-4 allo stadio Via del Mare contro il Lecce di Luca Gotti. A sbloccare il match è stato proprio il giocatore che, neanche una settimana fa, ha effettuato le visite mediche per il Napoli, ovvero Marco Brescianini. Quest'ultimo, dopo la doppietta di Retegui, ha segnato anche il quarto gol atalantino. Marco Brescianini, di fatto, era un giocatore azzurro, ma poi il Frosinone ha cambiato tutte le carte in tavola. Il club ciociaro, non appena gli è arrivata la notizia di alcuni dettagli del contratto cambiati dal Napoli, ha subito avviato la trattativa con l'Atalanta per la cessione del giocatore. Per il centrocampista, nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, quelle di oggi contro il Lecce sono ovviamente le prime due reti realizzate con la maglia della Dea. Nel frattempo, però, quella di oggi è stata una giornata importante per il Napoli dal punto di vista del calciomercato. David Neres, dopo le visite mediche effettuate questa mattina a Roma, è arrivato nel capoluogo partenopeo. Oltre al brasiliano, Giovanni Manna è vicino anche per chiudere l'acquisto di Billy Gilmore dal Brighton,